La tua critica, l'attuale dicotomia destra e sinistra ti fa etichettare come rosso-bruno. Cosa pensi a riguardo? Ma io non so sinceramente cosa significhi, neppure l'espressione rosso-bruno sembrerebbe il nome di una malattia della pelle o forse di una forma protetta di orso, rosso-bruno. No, al di là delle battute, se per rosso-bruno si intende una figura ambigua, mezza fascista, mezza stalinista, ovviamente è una di quelle categorie fatte su misura per delegittimare in partenza un discorso, quale che sia. Quindi al di là di queste categorie io posso dire cosa penso di me, freudianamente però premettendo che ciò che il soggetto dice di sé deve essere sempre preso con molta cautela, perché ognuno ricostruisce la propria storia personale tramite rimozioni, rimodellamenti e così via. Io non sono un rosso-bruno per il fatto che io ho un profilo filosofico-politico che non è quello del fascista e non è quello nemmeno dello stalinista. Io mi definisco solitamente un allievo indipendente di Hegel e di Marx. Ciò detto, è vero, io sono un teorico dell'estinzione e della necessità di superare la dicotomia che larga parte ha avuto nell'avventura moderna tra destra e sinistra. Perché? Non perché sono un rosso-bruno e perché cerco di far passare la destra a sinistra o viceversa, ma per un fatto di ordine razionale, direi. Cioè per il fatto che oggi, nell'odierno scenario di quello che in minima mercatale ho definito il capitalismo assoluto, destra e sinistra sono categorie inservibili, che non fanno più valere una sorta di opposizione fra due visioni del mondo incompatibili e alternative, mutuamente escludentesi. Al contrario, destra e sinistra oggi, nell'odierno deserto neoliberale, dicono in maniera opposta la stessa cosa. Questo in perfetta coerenza con l'odierno, sempre in voga, pluralismo, che dice al plurale sempre solo la stessa cosa, in cui i plurali dicono sempre e solo un'unica cosa, cioè quella imposta dal pensiero unico dominante. Questo per dire che oggi destra e sinistra, che si contrappongono su tutte le questioni secondarie possibili, condividono poi millimetricamente la stessa visione del mondo, che è una visione del mondo in cui il mercato è sovrano e in cui la sovranità dell'unico Stato riconosciuto come legittimo, gli Stati Uniti d'America, è indiscutibile, con annessa occupazione militare del territorio europeo e italiano. Ora, se destra e sinistra, dietro la finta opposizione, condividono la stessa visione del mondo, io credo che si tratti di abbandonare questa dicotomia e di tornare saggiamente al progetto che si situa, sotto l'espressione che io utilizzo, ripartire da Marx. Dove ripartire da Marx non vuol dire solo e soprattutto ripartire dal pensiero di Karl Marx come singola figura storica, ma significa ripartire semmai da quell'arsenale di passioni politiche, di progettazioni per il futuro a cui Marx ha dato l'abbrivio in qualche modo. Quindi ripartire da Marx significa, nel mio lessico, ripartire da Marx, ma poi ripartire anche da Gramsci, ripartire da Bloch e da Lukács, ereditando però anche i grandi presupposti filosofici su cui Marx ha costruito il suo pensiero, che sono la cultura dei greci, l'idea del limite, la misura, che il capitalismo sempre continuamente trasgredisce, e il sapere filosofico dell'idealismo classico tedesco di cui Marx si sostanzia senza tregua nelle sue opere. Quindi abolire e superare la dicotomia destra-sinistra non vuol dire essere di destra o essere rosso-bruni, ma significa ripartire da Marx e dal suo sogno di una cosa, il progetto di un'umanità fatta di individui liberi e uguali che si riconoscono nei loro nessi e che esistono nella molteplicità infinita delle culture, delle tradizioni, dei popoli, però affrancandosi da quella che è la principale contraddizione del presente, che è il nesso di forza capitalistico con annesso classismo, sfruttamento e così via. Questo appunto è secondo me un dato di fatto fondamentale. Finché si resta bloccati nella dicotomia destra-sinistra, Marx resta escluso. Perché Marx ovviamente esula del tutto dagli interessi della destra, ma
Ma quel che è più grave oggi, Marx è esula del tutto anche dagli interessi della sinistra. La sinistra oggi ha rinunciato già da parecchio tempo, già da molto tempo, al discorso di Marx. E se la sinistra smette di interessarsi a Marx, io personalmente smetto di interessarmi alla sinistra, perché voglio seguire il discorso di Marx. Questo è il punto fondamentale. Quindi non c'è un tradimento, un passaggio a destra, un rosso brunismo, ma c'è semplicemente la volontà di mantenere quella che Costanzo Preve chiamava la passione durevole dell'anticapitalismo, che invece se si accetta il finto terreno conflittuale di destra e sinistra sparisce, perché sia la destra sia la sinistra non hanno nulla di anticapitalistico oggi e sono anzi una protesi ideologica volta a manipolare il consenso. Questo è il punto fondamentale. Bisogna abbandonare la dicotomia per tornare a seguire il progetto di Carlo Marx.